se fanno in Bluetooth arrivano qua su. Io non ti vado qui. Photo Show 2010, siamo allo stand HP per vedere questo nuovo apparecchio. Questo è soltanto un apparecchio che arriva dagli Stati Uniti, ma sarà poi differente quello finale per l'Italia, che ha una particolarità assolutamente nuova. È una stampante che si collega a internet e Viola adesso ci spiega che cosa fa questo apparecchio collegandosi a internet. Allora, questo apparecchio, come dicevi, è una stampante che ha la capacità di collegarsi a internet da solo, cioè senza l'ausilio di un computer. Si ha la possibilità di navigare una serie di applicazioni web direttamente dal touchscreen, come vedete di dimensioni veramente molto ampie, sono circa 5.9 pollici, quindi le dimensioni più o meno di un iPhone. Quindi si ha la possibilità di navigare in questo modo, scegliere l'applicazione a cui si vuole accedere. Per esempio, andiamo a vedere un'applicazione tipo Nickelodeon, si ha la possibilità di entrare nella galleria di immagini stampabili, stampare quello che si vuole stampare per far colorare il bambino e poi passare su un'altra applicazione. Questa è un'applicazione di tipo più statico, come dicevamo, piuttosto che un'applicazione più dinamica è quella di Google Maps. Si ha la possibilità di accedere al sito di Google Maps e navigare all'interno del sito esattamente come si farebbe via web, inserendo l'indirizzo del posto, del luogo dove si vuole andare, viene proposta la cartina, si sceglie che tipologia di visione avere, stampare e a quel punto si ha la stampa desiderata. Quando sarà disponibile? Queste stampanti collegate via web, le prime saranno disponibili in Italia a giugno per poi avere un rilascio continuo fino a settembre con i modelli di alta gamma. Grazie mille. Grazie.